un viaggio verso i luoghi dell'Olocausto per non dimenticare e far rivivere nelle giovani generazioni il ricordo di un episodio che ha segnato drammaticamente la storia del Novecento. Un viaggio per Auschwitz sul treno della memoria è il progetto a cui ha aderito anche l'assessorato alle politiche sociali della provincia di Macerata, che prevede il coinvolgimento di 15 studenti scelti fra i licei scientifici e classici della provincia. Contributo dell'ente sarà sostenere in maniera sostanziale le spese di viaggio di ogni alunno partecipante, con l'obiettivo di favorire la formazione di una coscienza collettiva delle nuove generazioni conscia degli orrori di quella pagina di storia. È una formazione d'obbligo per un'istituzione dare questa opportunità, perché questi qui che vanno poi portano la loro esperienza, la riportano in classe e quindi si divulgherà a macchia d'olio un'esperienza fondamentale che non si fermerà solo ai ragazzi che partecipano. E siccome la partecipazione è itinerante e continuativa negli anni, avremo un numero molto più grande di ragazzi che potranno testimoniare quello che l'uomo, che l'umanità non dovrà più fare. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Associazione Terra del Fuoco di Torino e l'Istituto Storico della Resistenza di Macerata, consiste in due percorsi educativi suddivisi in una fase teorica in aula e una fase pratica che prevede il viaggio a Cracovia dal 3 al 9 febbraio per 750 ragazzi da tutte le scuole d'Italia. Abbiamo iniziato il progetto attraverso la fase formativa, che è iniziata la prima settimana di dicembre e si conclude oggi. Poi ovviamente il 3 febbraio partiremo con tutti i nostri 15 ragazzi di Macerata e faremo il viaggio assieme a loro, e quindi entriamo proprio nel cuore del progetto e loro visiteranno i campi il 6 di febbraio. Il progetto non si conclude col viaggio, ma inizierà una terza fase di restituzione in cui ai ragazzi verrà chiesto di testimoniare la loro esperienza, quindi di raccontare quello che hanno vissuto e quello che hanno provato al maggior numero di persone.